Il progetto Among Us 2 è stato annullato, ma scopriamo bene perché nello specifico. Bella gente e benvenuti in questo nuovissimo video, oggi signori, dopo qualche giorno ci ritroviamo a parlare nuovamente di Among Us, questa volta senza farlo andando a collegare il capitolo di gioco a Minecraft. Come sapete, ultimamente, andando ad aspettare la versione prossima di Minecraft 1.17, stiamo esplorando dei campi relativamente nuovi, quindi stiamo spolpando nuovi contenuti, come l'ultima volta abbiamo fatto con Fall Guys. Among Us è un gioco che nell'ultimo periodo sta davvero spopolando, andando assieme a Fall Guys, sono un po' la coppietta degli ultimi mesi, a superare ogni classifica in un modo incredibile. Infatti, se andiamo a vedere nei nostri dispositivi device Android, possiamo andare a ritrovare Among Us primo in classifica su Play Store. Ma lo stesso discorso vale per Steam, perché pure su Steam Among Us ha superato tutti, andando a superare il gioco da me prima citato in un attimo, che era diventato anch'esso primo negli ultimi tempi. Vi ricordo che sul sito Viola, signori, porto live di Among Us assieme ai miei amici e sono spesso nelle loro live nel caso. Quindi, ragazzi, ditemi ovviamente, però, nei commenti se vorreste vedere dei video gameplay su Among Us, che più o meno sarebbero degli estratti live alla fine. Tornando all'Among Us 2, della quale avevo parlato proprio inizio video. Partiamo dal principio. Diciamo che negli ultimi tempi gli sviluppatori di Among Us avevano ritenuto necessario e annunciato ufficialmente l'arrivo di un Among Us 2 per portare più contenuti adattati però al feedback degli utenti. Quindi, secondo gli sviluppatori, era necessario un sequel del capitolo in modo tale da poter portare tutte le persone che hanno comprato Among Us 1 a comprare anche Among Us 2 per avere nuovi contenuti. Ma probabilmente per colpa, o grazie per meglio dire, al successo di Among Us 1, gli sviluppatori hanno, diciamo, fatto un meeting e si sono messi lì a parlare, come succede in Among Us. Ovviamente per discutere meglio dell'argomento, perché ad alcuni utenti forse non piaceva particolarmente l'idea di un 2.0. Motivo per la quale, diciamo, si parlava di un sequel di Among Us era relativamente dovuto al codice base del gioco, un po' obsoleto e soprattutto incapace di andare ad aggiungere nuovi contenuti e sostanzialmente risultare abbastanza scarso. Questo poi l'abbiamo anche visto in altri ambienti di gioco, nella quale sostanzialmente vediamo continui crash, vediamo ancora un gioco che non si aspettava questo successo e che comunque ha dei mattoncini da mettere ancora in ordine. Ma per i motivi prima citati, diciamo che gli sviluppatori di Innerslot andranno a toccare il codice sorgente di Among Us in modo tale da poter andare a ritoccare e modificare, aggiungendo davvero tanti nuovi contenuti, sostanzialmente quindi andando ad ampliare la sua capacità e potenzialità di gioco. Tutto questo non per creare un sequel, ma per creare una seconda stagione, chiamiamola così, o per meglio dire un aggiornamento. Gli sviluppatori ufficialmente hanno detto questo, quindi che non esisterà un Among Us 2, ma la nostra fortuna è stata anche quella di ricevere delle informazioni riguardo a questo particolare aggiornamento. Oggi, signori, sono qui anche per spiegare queste. Come vi avevo detto prima, Among Us ha qualche problema legato alla stabilità del gioco e dei server. Questo, ragazzi, a quanto detto dagli sviluppatori, verrà risolto sicuramente in questo aggiornamento, dopo questo aggiornamento, andando quindi ad aumentare la stabilità dei server stessi senza costringerci a crashare durante le partite o andare in altri emisferi, in altre zone tra le disponibili per poter giocare ad Among Us senza problemi. Quindi avremo miglioramenti sia dal punto di vista del gameplay e sia dal punto di vista della creazione delle lobby. Una cosa fondamentale che sicuramente era da andare ad aggiungere fin dall'inizio era il supporto per daltonici, ma purtroppo non ci hanno pensato e lo faranno in questa seconda stagione. Non ci hanno spiegato bene come verrà introdotto, quindi magari potrebbe semplicemente basarsi su una piccola impostazione da andare a settare nel menu di gioco, nella quale avvisare il gioco stesso della daltonia stessa. Si parla anche magari di miglioramento proprio dei colori di gioco stesso per evitare problemi a qualunque persona
persona anche soggetta a daltonia. Quindi tutti vedremo i colori nello stesso modo, le cose nello stesso modo, senza troppi problemi. Capiremo un po' come sarà. Io onestamente, ragazzi, sono sincero, non so bene che come possa funzionare una daltonia, diciamo, e quindi non so se è realmente possibile rendere un gioco uguale per tutti dal punto di vista dei colori. Comunque, a mio dire, secondo me sarebbe meglio una bella spunta da fare in caso sia soggetto a questa malattia. Verrà aggiunto, signori, un sistema di modifica del nostro profilo di gioco per poterlo settare e magari, che ne so, magari riusciremo a vedere anche quante partite abbiamo effettivamente vinto da impostore, quante no, insomma, un menu settabile che secondo me non è male, ma soprattutto la possibilità di avere degli amici. E questa cosa secondo me è molto interessante, perché ci potrebbe evitare ogni volta di andare a spammare il codice entra, il codice è questo, entra, Nord America, Europa, Asia, quello che è. Invece, invitando direttamente gli amici, diciamo, durante il game, questo renderà molto più semplice il tutto. Basterà ovviamente, da Steam in questo caso, sto pensando perlomeno, accettare l'invito e semplicemente unirsi alla partita di Among Us. Spero che questo supporto, sistema di amicizia, funzioni come questo, o più o meno come è sempre stato su Steam, come sulla PlayStation, Nintendo Switch, eccetera. Inoltre, una bella novità è l'aggiunta di una nuova mappa, anche se effettivamente si usa sempre più o meno quasi la stessa, quindi non so quanto verrà utilizzata, ma sicuramente ci sarà da dargli una chance. La mappa sarà a tema Henry Stickman, un gioco sempre della Hinder Slot, molto molto interessante. Io ci giocavo quando ero piccolo, lo ammetto, e riscoprirlo andando a creare il copione di questo video è stato a dir poco emozionante, perché questo gioco, ve lo giuro, è molto bello e spero che la mappa di gioco sia adatta alla fama di quel gioco stesso. Ancora non si sa bene a che punto siano per lo sviluppo di questo aggiornamento, ma in particolare di questa mappa, ma vi posso assicurare che già il team di sviluppo grafico ci sta lavorando. Tra queste ci sono anche delle novità minori, ma abbiamo potuto vedere in Fall Guys e in altri capitoli simili che queste novità minori forse sono quelle migliori in assoluto. Innanzitutto è stato introdotto un sistema di anti-cheat per evitare di entrare in una pubblica e trovarsi quello che sa già chi è l'impostore, sa già chi è quello, insomma, la solita persona che va a rovinare il gameplay della gente. Verrà aggiunta la possibilità, per quanto detto, della aggiunta di più spazi, di più persone, giocatori all'interno delle lobby di gioco, quindi potremmo, e alzo le mani, vedere magari una partita con più player rispetto al massimo di 10 che abbiamo attualmente. Questo sarà da vedere. Si parla anche, e questo è molto interessante, di ruoli di gioco. Finora abbiamo il solito crewmate e l'impostore, ma sappiamo bene che nella modalità di Murder, ora citando quella di Minecraft in particolare, abbiamo la possibilità di essere e di avere un detective nel team. Insomma, non sarebbe male. In ogni caso, più ruoli. Io adesso, pensandoci un attimo, ho immaginato una persona, chiamiamolo detective, che va ad uccidere l'impostore, ma poi deve cercare di convincere gli altri che l'ha fatto perché era il detective, non perché era il cattivo pronto ad uccidere poi tutti gli altri giocatori successivamente. Questo è quello che penso. Detto questo, insomma, i ruoli sono molto interessanti. Questo potrebbe anche giustificare, volendo, l'aggiunta di più giocatori all'interno di una lobby. Ho aggiunto un sistema di matchmaking, diciamo, per le partite personalizzate, più adeguato, ma insomma, ci hanno promesso tante sorprese e ne vedremo delle belle. Se vorreste altri video riguardo Among Us, ditemelo nei commenti. Insomma, non avremo un Among Us 2.0, ma sicuramente con l'aggiornamento non ci mancherà affatto questo dettaglio. Detto questo, spero di essere stato chiaro. Vi invito, signori, a lasciare un bel like, iscrivervi al canale e commentare. Passate anche dalla descrizione dove trovate il sito Viola delle Live, il gruppo Telegram, il profilo Instagram e ovviamente il sito della Multicore, che è la mia community. Detto questo, signori, da Enrico è tutto. Alla prossima. Ciao!